Quasi 60 portieri di futsal provenienti da tutta Italia, uno addirittura arrivato dal Belgio, da Bruxelles, hanno partecipato a Chieti al Camp Futsal Goalkeeper Academy di Stefano Mammarella, il portiere dell'ex Acquasapone, ora Futsal Pescara 1997 e numero uno e capitano della nazionale di calcio a 5. L'iniziativa, organizzata dal preparatore dei portieri dell'Acquasapone, storico tecnico del CUS, conosciutissimo in tutta Italia, Luca Di Eugenio, si è svolto in due tranche per permettere ai partecipanti di lavorare con il proprio idolo, il portiere più forte del mondo della disciplina. Presente anche un'equipe di tecnici di alto livello, da Gonzalo Sant'Angelo, fresco di scudetto con il Montesilvano femminile, a Luca Chiavaroli, preparatore dei portieri della nazionale di calcio a 5, fino ad Arnaldo Costanzi e a Davide Civitarese. Ci sono stati anche tanti colleghi di Mammarella abruzzesi che hanno dato una mano e hanno lavorato con i giovani aspiranti portieri della Serie A del futuro: Lorenzo Pietrangelo della Camedosson, Francesco Mambella del Meta Catania, Luca Cornacchia, secondo portiere dell'Acquasapone nell'ultima stagione, e Piero Mazzocchetti, portiere della Color Max, neoportiere del Futsal Pescara 97, quindi collega e compagno di squadra dalla prossima stagione, proprio di Stefano Mammarella. Andiamo ad ascoltare il pensiero dell'organizzatore dell'evento, Luca Di Eugenio, e dell'idolo di tutti i partecipanti, Stefano Mammarella. Sì, è una grandissima soddisfazione perché vedere i ragazzi che ci salutano lacrime agli occhi, quindi i genitori ci ringraziano e a volte ci ringraziano anche il giorno dopo con messaggi lunghi e non scontati, non può che farci piacere perché stanno a testimoniare la bontà del nostro lavoro, che per noi più che lavoro alla fine è un atto di passione perché veramente ci mettiamo tutto quello che abbiamo e per i giorni che stiamo con loro entriamo in comunione dalla mattina alla sera, pranziamo con loro, viviamo con loro e lo facciamo con una passione e ci ripaga veramente di tanti sacrifici organizzativi. Ma ripeto, la soddisfazione di vederli così felici è una delle cose più belle della nostra vita sportiva. Per me è un motivo di orgoglio e portare questo stemma sul petto, sul cuore, è un'idea sia di Luca che di Luca Cornacchia che l'hanno studiata, l'abbiamo studiata e la stiamo portando avanti da un po' di tempo. Fa piacere perché portare quello che ho fatto in questi anni è per me veramente un motivo di orgoglio, come ho detto prima. E poi consegnare il mio lavoro che mi è stato dato da Luca da tanti anni ai ragazzi non ci fa tanto piacere, diciamo. I ragazzi sono contenti, appena arrivano dicono che vogliono lavorare, si vogliono mettere sul campo e noi siamo frenetici anche noi e poi alla fine dimostriamo di dargli tutto il nostro calore e tutto il nostro lavoro, come dico sempre, perché con il lavoro si ottengono risultati.